laddove assistiamo all'incontro, talvolta allo scontro, tra tradizione e innovazione. È proprio qui che, a mio avviso, la nostra formazione va messa in discussione. Perché? Perché la mentalità africana è decisamente l'opposto rispetto alla nostra su questo punto. Se per noi parole chiave possono essere, appunto, l'ho già detto, analisi e poi valutazione, sviluppo e progresso, in realtà per loro potrebbero essere osservazione, comunicazione, relazione. Ecco perché la nostra idea di progetto poco si adatta a una mentalità come questa. Come è stato già detto anche questa mattina, lo sforzo che noi dobbiamo fare è quello di entrare più in una logica di processo piuttosto che di progetto. Quindi la categoria relazionale appartiene anche al costruire. Potremmo dire che è forte in queste tradizioni locali africane il senso dell'architettura come bene comune. Questo lo riscontriamo ad esempio nella casa senegalese, sudanese, nella quale cosa succede? Succede che la costruzione di un'abitazione, ma anche di una moschea, è proprio un rito. Cioè il muratore, nel momento in cui si appresta a costruire la casa, deve compiere dei rituali, deve pronunciare delle litanie, al termine delle quali tutta la famiglia che dovrà abitare quella casa parteciperà alla costruzione della stessa. Oppure, ad esempio, sempre un'altra scuola primaria, invece in Mozambico, dove anche qui si è innescato un virtuoso processo di partecipazione con gli abitanti locali, e come vedete sono state usate anche delle tecniche di costruzione molto elementari, cioè che potessero essere svolte anche da manodopera ovviamente non specializzata. Infine, c'è anche quest'altra esperienza molto interessante in cui non solo c'è stato un discorso di partecipazione, cioè di ascolto, di interpretazione delle esigenze della popolazione locale, ma c'è stata anche una sperimentazione, no? Che ormai per chi, diciamo, è del mestiere è abbastanza noto questo utilizzo dei sacchi pieni di terra, però in questo contesto specifico è stato comunque un apporto innovativo. L'invito è quello a pensare che in quella logica che dicevamo all'inizio, cioè di riconoscere questa distanza molto grande a livello proprio di mentalità e di cultura, rientra anche il fatto che in Africa noi siamo costretti a incontrare o scontrarci anche con un modo di vivere che è nomade e seminomade. E questo aumenta ancora di più quella distanza, ma non per questo, appunto, l'etnografia e l'antropologia e l'interdisciplinarità non possono non aiutarci a intervenire anche come architetti in questi contesti. Le foto che vi mostro sono delle scuole, oggettivamente, cioè sono delle scuole di popoli nomadi. Questa ovviamente è solamente una provocazione, la foto a destra è uno scuolabus, oggettivamente, no? Allora questo cos'è? Attraverso queste immagini è un po' una provocazione proprio a entrare in una logica che non è la nostra, come suggeriva il professor Fava, proprio provare a mettersi nei panni dell'altro. E questo lo può fare il singolo nella propria buona volontà, ma l'architetto in quanto tale, il progettista occidentale che opera in questi contesti lontani, può farlo solo, a mio avviso, non solo attraverso processi partecipativi, ma insieme alla collaborazione interdisciplinare di una ricerca etnografica che evidentemente precedentemente è stata eseguita dagli specialisti, insomma, del settore, che sono appunto antropologi ed etnologi. E concludo semplicemente
con un simpatico proverbio senegalese, un viaggiatore può raccontare molte cose ma non spiegare ciò che ha visto. È un po' questo, no? Cioè, essere consapevoli di questa inevitabile distanza culturale, che per non essere banalizzata e appiattita può essere affrontata solamente nella collaborazione e nell'interdisciplinarietà.